Noi siamo in una regione che è molto facile anche parlarne, perché è fatta, come si può dire, a mano, come una palma di mano. Si parte da una montagna che può essere più grande, su verso i 700-800-900 metri, e poi si dirama in piccole collinette che sotto i 600 metri, 600-650 metri, sono state coltivate, piantate tutti alberi di olive. Teniamo conto che il nostro territorio è un territorio collinare molto difficile, dove non si può, il livello di meccanizzazione è molto basso, e tutto, come vedete qua in questo uliveto, basato sul terrazzamento, un terrazzamento che l'uomo nei secoli ha realizzato con molta fatica e continua a mantenere. Noi, con una certa volontà, ma anche passione, e soprattutto anche perché, ecco, essendoci nato, siamo sempre riusciti a tenere questo territorio in un modo almeno efficiente, almeno, se non completamente produttivo. Piante di oliva taggiasca secolari e muretti a secco. Questo è un po' l'elemento più rappresentativo di quello che è il nostro territorio. Territorio collinare, direi difficile, direi che fa parte a pieno titolo di quella agricoltura eroica che in cui il nostro paese è molto diffusa.